magnifiche note che ha prodotto il nostro amico musicista, il maestro Nunzio Ricci, che tra poco vi presenterò, vi giunga la buonasera da parte di Nando Iannuzzi, che continua con questa bellissima serie di trasmissioni intitolate È Napoli che canta. Napoli canta sempre, Napoli canta in tutto il mondo con i nostri bravi artisti che degnamente la rappresentano. Allora io vorrei sempre ringraziare il nostro editore Angelo Ciro, il nostro direttore artistico Salvatore Architravo, buonasera, lui è onnipresente a prendere appunti. E purtroppo devo salutare, sì, ho detto l'avrei presentato dopo, anche il nostro, dico purtroppo che siamo molto amici, posso prendervi delle confidenze, il nostro maestro Nunzio Ricci. Caro maestro, sono trascorse le vacanze, è finito il periodo natalizio, Capodanno, l'Epifania, abbiamo tanto lavorato, grazie a Dio c'è ancora un poco di afonia di questa voce che è andata sempre avanti a lavorare. Le tue mani comunque sono sempre belle agili sulla tastiera, però permettimi una cosa, rinnovarti gli auguri di buon anno, cosa che faccio anche a loro, amici telespettatori, e rinnovarti gli auguri di buon compleanno, grazie Nunzio. Allora, infatti in questo periodo ci sono state, a parte le festività, ma hanno festeggiato il compleanno anche i nostri amici Salvatore Architravo, che ha compiuto 32 anni, si può dire, perché è un giovanotto, e il nostro maestro Nunzio Ricci, che ha compiuto l'età di Metusalemme, si dice così, Metusalemme. Poi un altro augurio di buon compleanno lo vorrei formulare ad una carissima amica, collega di lavoro che è con noi in questa emittente, non in questo momento, perché lei qualche giorno fa, esattamente il giorno 20 del mese di gennaio, ha compiuto gli anni. Auguri e un bacio a Paola Mercurio. Ecco questo applauso da parte mia, per il maestro ti applaudo, alla tua bellezza, alla tua bravura, torna presto e ci rivedremo in televisione. Devo salutare qualcuno prima di iniziare ufficialmente, Enzo Guadagnino, ricordate che io dissi un nostro caro amico, purtroppo era in ospedale, era in attesa di un'operazione, signori miei l'operazione è andata bene, lui è tornato a casa, ha fatto le terapie, sta benissimo e stasera ci sta guardando, grazie Enzo Guadagnino per essere ritornato a vedere il nostro programma. Devo salutare la signora Nunzia Landi che ci segue con affetto tutte le settimane. L'unico guaio di questa signora, sai qual è? Si è innamorata di te, maestro. Ma com'è bellissimo che lo maestro come il senti? Non è tutto oro quello che lucci, guarda, è un po' bruttino. Allora, dopo Nunzia Landi, Amedeo, grazie ragazzi. Saluto la moglie di un grande impresario nazionale, la moglie del caro Antonio Fusco, che non c'è più, la signora Barbara Bindi. Ciao Barbara, un bacio anche a tua figlia Titti. Allora, detto questo, abbiamo parlato che sono trascorse le feste beatamente, e a parte gli auguri che ho fatto e i ringraziamenti, e vogliamo augurarvi un anno 2020, un anno felice, perché quest'anno sì, non tutto è andato bene, per qualcuno è andato meglio, per qualcuno meno. E quindi accantoniamo qualche brutto ricordo del 2019. Siamo nel 2020, quindi è tutta una speranza che il nostro futuro possa essere sempre più roseo. Ma il nostro futuro e la nostra attualità sono le canzoni napoletane classiche. Iniziamo questa puntata, la nona sarebbe, parlando di un grande autore, ma uno grande nel vero senso della parola, che ahimè, purtroppo sto ragazzo visse pochi anni, visse esattamente 28 anni. Si tratta di Vincenzo Russo e lui ha scritto tantissime canzoni, tutte contenute nella storia della canzone napoletana. Infatti Vincenzino Russo nacque il 16 marzo del 1876 e ci lasciò l'11 giugno del 1904. Di questo parleremo subito dopo la prima canzone, che si intitola Maria Marie, 1899, autori Russo e Di Capua, la canta lui, Franco Cipriani. Famma faccia Maria,
Caistung mieza mia, speru daravere. Nun trova nore pace, no ta faci or, sempre basta cattur. Speranne ci parla. Quando suona che perde per te, fammi dormire, abbracciata nu poca con te. Oi Maria, quando suona che perde da na chica serena fa gimma la senti oi mari quando suona che perde per te fammi dormire abbracciata nu poca cu te. Oi Maria, quanta suona che aperta per te, fammi dormire, oi Maria. Grazie Franco Cipriani, ed ora riprendiamo con la storia di Vincenzo Russo. Era il 16 marzo del 1876. Il rintocco della campana annunciava che era mezzogiorno. Tutti quanti si fecero il segno della croce, perché quando suonavano le campane della chiesa tutti facevano il segno della croce, c'era la bella abitudine di fare questo. In quel momento, che era quasi primavera, nacque un bambino in una zona del mercato, esattamente in Vico delle Ferze. Il bambino era figlio di Giuseppe, un ciabattino, una persona qualsiasi, una persona molto umile, purtroppo analfabeta, che era un grande lavoratore. Questo ciabattino aveva sposato una ragazza cosiddetta figlia della Madonna, diciamo a Napoli, sono quelle persone, diciamo, trovatelle che vengono abbandonate lì nell'istituto dell'Annunziata. Infatti questa persona si chiamava Lucia Occubro e fu trovata ancora in fascia, abbandonata presso l'Annunziata di Napoli, come dicevo, con un biglietto su cui era scritto:
abbandonata per povertà, provenienza Portici. Questa era la mamma di Vincenzo Russo. Vincenzo fu il figlio di un gruppo di 6 ragazzi, erano 6 figli che i genitori si adoperarono a crescere con infinito amore. Vediamo poi come andrà a finire la vita di Vincenzo Russo. Intanto ascoltiamo una canzone dell'anno 1900 da una bellissima voce, la voce della signora Rita Siani, che ci farà ascoltare di Vincenzo Russo e Edoardo Di Capua, Io te vorrei avasà. Rita Siani, prego. Avasà.
La canzone che è tutto un programma, quel desiderio di questa persona che cercava così ardentemente di baciare questa donna, o nel caso quando la canta la donna, è rivolta all'uomo. Vincenzino Russo, così era chiamato, un ragazzo molto esile, proprio mingherlino. Frequentò la scuola serale, allora non c'erano le possibilità, le scuole in tutto erano circa un centinaio, ma lui era un grande appassionato di letteratura. Purtroppo in quel periodo era quel periodo in cui si diffondeva la brutta malattia, le brutte malattie, la tisi e la tubercolosi. Quindi in quel periodo si diffondevano a macchia d'olio, era proprio una tragedia alle persone. Purtroppo anche Vincenzo Russo si ammalò, ma dopo aver compiuto i 20 anni però, lui infatti fu anche idoneo al servizio militare. Vincenzo, per andare avanti, pensate, lui si adoperava a fare la mascherina del cinema. Andava nel cinema o in teatro a fare la mascherina per guadagnare quella lira che gli regalavano, quel centesimo per aver accompagnato le persone al posto. Poi andavo anche a fare la mascherina al circo del Varietà. Nacque intanto un sodalizio con il compositore Edoardo Di Capua, famosissimo compositore, il quale una sera andò a trovarlo a casa e lo trovò un poco malandato, insomma si vedeva che Vincenzino era malato, e gli disse: amico mio, dovete curarvi, dovete riposare, riposare parecchio. Ma la risposta fu: maestro, qua se non lavoro, qua in casa mia non mangia nessuno. Vedete un po' questa passione, questo amore per la famiglia, per andare avanti. E fu così che decisero insieme di scrivere delle canzoni. Esordirono nel 1897 con la canzone Chitarrata, con la quale loro parteciparono alla piedigrotta della Tavola Rotonda e classificandosi, pensate, al secondo posto, e furono premiati. Non era una grossa cifra, per noi oggi non vi vuol dire niente, però all'epoca quelle 200 lire che vinsero furono una grande cifra. L'anno dopo, ancora un secondo posto con Serenata di Rose. Nel 1899 il capolavoro poi Maria Maria, che abbiamo ascoltato all'inizio di trasmissione dalla voce di Franco Cipriani. Vincenzo Russo fu un grande poeta, ma neanche se ne rese conto lui chi fosse, che cosa aveva fatto, non si dava questa importanza, quindi lui lo faceva proprio per la grande passione, però non si rendeva conto di essere un grande. Aveva delle immagini tattili e freschissime. Pensate che un giorno, incontrandosi con Ernesto Murolo, che io non l'ho conosciuto, il grande famoso Ernesto Murolo, pensate che quando si videro, Ernesto Murolo gli disse, lo salutò, e lui dice: buongiorno maestro. Il maestro Murolo lo guardò e, mettendogli una mano sulla spalla, gli disse: chi ha scritto Maria Marie non ha da chiamare maestra a nessuno. Ed è vero, lui non si rendeva conto della sua grandiosità. La famosa canzone, la rapida finestra, vedete, si è commosso anche Salvatore Architravo. Va bene, adesso ascoltiamo una canzone dell'anno 1900 e scritta da Russo e musicata da Di Capua. Torna maggio, la canta Raffaella De Simone. D'adore chisti sciure belle, senti de gomma canta nell'uccello, e fui a dormire ancora i coraggi. Sta finestra in bella
struienne prede che sta via. Ma voi non mi affacciate, mamma mia, io non mi fire sta da voi lontano. E se vi sto lontano qualche giorno, pare che voi mi state sempre attorno. Rose, che belle rose, e fui dormita. Ma non vi scede stu profumo dolce. E primavera non sentite voce, ma voi corambiette natanite. Sentite rose, che belle rose, e voi dormite. E Vincenzo Russo aveva appena 24 anni e quando ebbe una bellissima notizia da parte del maestro di Capua. Infatti di Capua gli comunicò di aver ricevuto un anticipo dal loro editore e in quell'occasione gli regolò una serata al Teatro Margherita. Quella sera al Margherita si esibiva Armando Gil e all'uscita del teatro per riconoscenza Vincenzo Russo, sapete cosa fece? Aveva un bigliettino di carta con su scritto qualche cosa e lo fece scivolare nella tasca di Capua. Voi vi chiederete che cosa c'era scritto. Bene, amici miei, c'era scritto il testo della canzone che poc'anzi abbiamo ascoltato dalla signora Siani, Iet Vurria Vasà. E naturalmente il giorno dopo, visto questa grande maestria nello scrivere questi testi, il maestro di Capua gliela musicò. Questa canzone fu dedicata a Rosa. Dietro ogni canzone di Russo, se ci avete fatto caso, c'era sempre un nome di qualche donna, sicuramente di qualche sua innamorata, chissà di amori corrisposti o meno. Ma lui era un amante di storie romantiche, quindi un grande amatore, anche se a volte si illudeva di amare una ragazza e non era ricambiato. Un amore misterioso gli fu, così ci fu in quel periodo, Enrichetta Marchese. Lei era la figlia di un gioielliere, il quale la domenica andava a messa con la figlia, e questo ragazzo, questo Vincenzo Russo, si metteva presso a questa ragazza per guardarla. Pensate, quando lui non c'era poi fuori per vederla in chiesa, la ragazza passava con il calesse sotto la casa di Vincenzo Russo
E arrivata sotto casa diceva al cocchiere: fermati un poco, o almeno rallenta, perché lei doveva alzare gli occhi al balcone e vedere se c'era affacciato il suo Vincenzino. Un amore non ben visto dai genitori della ragazza per differenza di ceto sociale. E infatti lui era figlio di un ciabattino, figlio di un nullatenente, e sta ragazza era figlia di questo gioielliere. Si sa che all'amore non si comanda, si dice a Napoli, se due si vogliono, cento non ne possono. Questa è la frase che si dice generalmente. Prima della fine dei suoi giorni, lui salutò la sorella Carmela, salutò il cognato. Queste sono cose che quando già io proferisco queste parole, voi che ascoltate, sicuramente sentirete dei brividi, un po' di pelle d'oca, perché lui, quando salutò il cognato e la sorella, scrisse su un calendario i versi della canzone L'urdama canzona mia. Intanto in quel periodo di Capua giocò tre numeri, 48 morto che parla, perché allora si usava giocare biglietto al lotto quando succedeva qualche cosa, anche se lui ancora non era morto, 63 la sposa e 82 la canzone. Direte voi stasera, tanto che annuncio saranno i numeri, no, è proprio della storia che è contemplata questa notizia. Poi dopo parleremo ancora di un altro autore. Intanto ascoltiamo una canzone dell'anno 1904, Canzona Bella. Autori Russo e Di Capua, la canta Alberto Selli. Festa, quando vorrò sono vicino.
suona buio mi dà ricetta, pa me o suona non esiste mai, parisce nella zona di dolitto, si vede nella doia dura marraia. E già possiamo fare anche una rima, canzona bella cantata da Alberto Selli. Avete notato la sua bravura, a parte la sua simpatia? Non pensate che Alberto Selli sia solo un cantante di macchiette e di canzoni allegrissime. Lui è bravo anche con le canzoni classiche. Ancora i miei complimenti ad Alberto Selli. Vincenzo Russo si spense all'età, come vi dicevo, di 28 anni. Era affetto dalla brutta malattia, la tisi. Di lui andarono perse alcune commedie in italiano inedite. E ci sarebbero addirittura delle testimonianze che non era mai stato un personaggio rozzo e incolto. Molti dicevano questo, ma lui no. Non è mai stato rozzo, mai stato incolto. Anzi, una persona molto colta, anche se aveva frequentato le scuole serali. Ma lui leggeva, leggeva tanto. Un fatto strano vorrei raccontarvelo. Le persone facilmente impressionabili andassero magari a prendere un caffè. Accendetevi una sigaretta fuori al balcone, anche se fa un po' freddo, però questa ve la devo proprio raccontare. Dopo la sua morte fu scoperta una cosa proprio macabra, una cosa misteriosa. Al momento della riesumazione del suo corpo fu notato un fatto stranissimo, e cioè aveva l'osso di una gamba letteralmente segato, era proprio evidente, e la cupola del teschio recisa come se gli fosse stato asportato il cervello. Ecco, era proprio così. Quindi quelli che sono andati fuori a fumare la sigaretta, rientrate e ascoltate adesso le canzoni, sono fatti della storia di questi grandi personaggi della canzone napoletana che le persone devono sapere. È un fatto vero, non è una sciocchezza che vi ho raccontato. È contemplato nella sua storia, però è rimasto nel mistero. Infatti non c'era più il cervello, e questa gamba segata ha lasciato proprio così un mistero nell'aria. A distanza di ormai 116 anni nessuno ha mai saputo perché, e penso che mai lo sapremo. Una canzone del 1904 di cui parlavo prima, che lui, salutando la sorella e il cognato, scrisse il testo di Lourdes, ma canzone mia, che adesso ascolteremo, che io ribadisco il titolo Lourdes, ma canzone mia, autori Russo e Di Capua, la canta Giovanna Desio. Sente, e mancato
giargenta stu balconi. Mari fa ma passa che sto volia. L'ora de mamma de te voglio avere. Speranza di io vi saluto. Grazie cara Giovanna, grazie, i miei complimenti, come sicuramente tutti da casa staranno applaudendo come applaudono la nostra trasmissione e tutti i cantanti. Adesso abbiamo chiuso l'argomento Vincenzo Russo e apriamo un altro argomento, sempre inerente ai grandi autori della canzone napoletana, e questa volta parleremo di Ferdinando Albano. Ferdinando Albano nacque a Napoli e visse dal 17 novembre 1894 fino al 10 ottobre del 1968. Lui all'età di 7 anni cominciò a studiare pianoforte con Giuseppe Sabilatte, un musicista di origine francese, e con Ferdinando Rubino, famosissimo cantante. Fu chiamato ben presto a far parte del coro Voci Bianche di Casa Aosta e fra Napoli e Roma completò la sua formazione culturale. A 19 anni, pensate, cominciò già a dirigere orchestre e compagnie in giro, c'erano le compagnie così itineranti, e lui dirigeva l'orchestra di queste compagnie ed anche al Teatro Trianon di Napoli, tuttora il teatro esistente, dove si svolgono grandi spettacoli sempre. Anzi, vi consiglio, andate a vedere gli spettacoli al Trianon, che è un teatro storico, è un teatro che ci riporta indietro negli anni, anche se lo hanno rimodernato e con molto garbo. Dunque, Armando Gil fu uno di quelli che obbedì a quella bacchetta del maestro Albano, quindi pensate, un grosso personaggio come lui, che dovette sottostare alla direzione dell'orchestra del maestro Albano. La sua prima composizione fu per la canzone Iammo Bagna. Ogni tanto capita, no? È vero, architrà. Ogni volta, pure quando piove, uno può fare Iammo Bagna. E questa fu una canzone che fu un grande successo e divenne addirittura anche titolo di un film che fu proiettato, pensate, cose che non avviene oggi, per ben 43 giorni consecutivi al Cinema Vittoria in Galleria. Lui diresse anche l'orchestra della compagnia di sceneggiate, la famosissima Cafiero e Fumo, tra le tante anche quella che stiamo per ascoltare, una canzone, come si suol dire, d'autore, e come lo sono tutte le canzoni napoletane belle che hanno avuto come protagonisti i grandi autori. Anno 1925, autore Libero Bovio e Ferdinando Albano. Vedete un po' che connubio di nomi importanti. E Pantite. E Pantite sappiamo bene che era uno di quei luoghi dove le ragazze che commettevano un errore, tra virgolette, e si andavano a pentire in questa casa, come andassero lì per frustrarsi e per pentirsi di ciò che avevano fatto. Mo non esiste più, mo non si vende più nessuno. Ci mettiamo anche così una nota scherzosa. Allora, dicevamo, la canzone E Pentita sarà cantata da Pamela Paris. Io sto di te pentita e tu a stai, ecco chi stai. Questo vorrei sapere, tu dormi a notte ma io non dormo mai, e non sa sto a chi avega su a te, che fu nemmeno si contenta, ma capo te, ma non sa radica, si mamma aspetto i giorni che mi venta, falla sapere. Già
speranza, oso la libertà. Passo pianine e psaglia mezza via, qualche canzone tanto tempo fa, e io canto che te grida, io chiagno e canto, e poi a stella, e poi torno a cantare. Ah, com'è bello in tasto campo santo, sta sciando sempre un caffè sciantà. Pentite che, pentite, cadaccia ma t'assaia, infame, nessuna mai, fui che ho pentito. Già sono nata, non c'è nulla di una, nella mia capo diceva, oi ma perché me ne sono coppa a terra, quando ti ho tuo cuore me la sa, no, non in mia mamma, prega Maronna, che non la castica. Stai lontana, ma io te canto a nonna, come se ti addormisse in braccio a me. Pentite che, pentite, cadaccia ma t'assaia, fama, nessuna mai fui più pentita. Grazie Pamela Paris, avete notato anche dal viso che lei, come tante altre brave interpreti della canzone napoletana, quando proferisce una frase della strofa della canzone, ce la fa anche vedere con le sue espressioni. Questa è la vera interpretazione. Dunque, questa canzone naturalmente fu lanciata da un grande personaggio di nome Elvira Donnarumma. Poi la riprese Titina De Filippo, che in una sceneggiata la resse, pensate, 100 serate. Pensate, una sceneggiata 100 serate, che si parla più circa di 3 mesi e mezzo. Ferdinando Albano visse un periodo in cui credeva che la canzone napoletana stesse morendo. Per fortuna si era sbagliato. Ma Salvatore Di Giacomo, il Libero Bovio, ben presto lo fecero ricredere a tutto questo, dimostrandogli di essere lui stesso il rifondatore, il maestro Albano. Lui fu iscritto alla SIAE dal 1914 e collaborò con i mostri sacri come Nicolardi, Chiurazzi, Francesco Fiore, appartiene alla casa editrice Gennarelli e poi come maestro concertatore. A dire della figlia Ida, fu un uomo buono che svolgeva la professione con infinito amore, ed è giusto che sia stato così, e non conosceva malizia, non era una persona cattiva. Sposò una donna molto bella e di nobili origini, abbastanza più giovane di lui, Eugenia Citarella, questo era il nome e cognome della moglie, ed andarono ad abitare in una casa a Napoli, in via Cesare Rossarol, che sarebbe la strada che da Porta Capuana, dove c'è la pretura, porta verso via Foria. La figlia Ida riferisce ancora che su invito di Libero Bovio, Ferdinando Albano ritoccò anche lo spartito di Bongiovanni di Lacrima Napoletana. Questo è quanto ha detto la figlia Ida, non mi è documentato, per cui non confermo al 100%, ma penso sia proprio così. Una canzone dell'anno 1929, una canzone di grande successo mondiale. 1929, autore Libero Bovio, per quanto riguarda la parte letteraria, e per la musica Ferdinando Albano. Un personaggio con un abbigliamento un po' particolare, ci lascia già intendere di cosa si tratta. Un mantello, un cappello a falde aperte, bello sprofondato sulla testa,
è un povero personaggio che lavora la terra, deluso dalla mancanza di riguardi verso la famiglia da parte del figlio. Zappatore, la canta Salvatore Meola. Felicissima sera a tutti questi signori trovatati, a che sta come diva così all'era, uomini chic e femmine abitate, e se la festa è valle tutto che fracca e sciassa sti signori, e la sua scisa coppo scena a senza c'è da capre messa a balli bu. Chi sono? Come ne importa? Ma ce l'ha avuta la porta e sotto la suda qua musica, musicanti avevi morto noi stasera a mezza stomma naligante. C'ha balla un contadino zappatore, oh signor avvocato. Sentite a me, non fa mattina di giorno. Io papà fa signora, già zappata. E sto zappando ancora, notte e giorno. E sotto anni tuia, ma non scrivono via a casa mia. Quel signorino si mette scorni, lui. Pure io mi mette scorni. Oh signori, chi sono? Dillo a sta gente che sono un parente, ma non lo può cacciare. Musica, musicanti, è bella la maria. Io mo, mi cerchi scusa tutto quanto. Si abballa chiagnerina a casa mia, papà. Io che la io che la santa di mamma tua, per farti diventare una grande avvocata, e mo che fai? Tu scurti, tu scurti. Mamma tu sei innamora, sai che mamma tua amore te chiama, meglio si domandava zappatore, o zappatore non si scorda mamma, ti chiama ancora gioia, arravogliata, ridosciata, nido, dici sì, madonna, madonna, mamma sua, se verrà a pigliare allora ti posso spiegare. Fui guardate, io sono padre, io sono tuo padre e non mi posso cacciare, sono faticatore e mangio pane e pane, avvocato si zappa la terra, questa è da foro, a tenuccia e passa per stimare. Mi auguro come sempre che stiate gradendo queste belle canzoni, la bravura dei nostri artisti, l'orario in cui trasmettiamo la trasmissione. E poi ricordatevi che poi generalmente il sabato alle 22.30 e la domenica alle 21 ci sono le repliche, e poi vediamo anche l'altra emittente che
gli amici che noi salutiamo di Canale 9 che con molto gradimento ci trasmettono questo programma. Quindi grazie a Canale 9. Torniamo a Ferdinando Albano. Lui aveva l'abitudine, come tutti quelli che amano la musica, di suonare anche a casa. Pensate che suonava anche di notte e la moglie lo richiamava più volte, dice: ma che fai Ferdinando, ti metti a suonare di notte, qua il vicinato reclama. Ma lui niente, non se ne fregava proprio, lui continuava a suonare. Intanto la moglie gli fu molto accanto, addirittura pensate gli portava il pranzo in teatro, lui andava a lavorare in teatro, a dirigere l'orchestra e la moglie, come si dice, con la vivandiera, ecco si chiamava allora, di alluminio, e portava da mangiare al marito e poi gli portava anche l'asciugamano, perché quando lui dirigeva sudava in un modo straordinario. I suoi grandi successi: la bella intesa che ebbe con Libero Bovio lo rendevano sempre più forte, volenteroso e quindi con la soddisfazione di andare avanti. Un'altra grande soddisfazione fu proprio la canzone che abbiamo appena ascoltato, Zappatore, da Salvatore Meola, che ebbe anche una trasposizione al cinema e I figli fu intitolato il film e poi è diventato una sceneggiata con Nuccia Fumo e un'idea di tema suggerito a Bovi dopo una visita al manicomio Leonardo Bianchi. Ecco, è lì che nacque l'idea della canzone sceneggiata e film e I figli. Poi un altro grande successo, O Schiaffo, che divenne anche un film, anche questo. Poi Carcere, e poi ci fu Gaspare Di Maio che ne ricavò addirittura una commedia musicale. Pensate, una sceneggiata che diventò commedia musicale. Senza dimenticare Tarantella Scugnizza, che poi fu adoperata come sottofondo musicale addirittura durante le riprese televisive in occasione della visita a Napoli del presidente John Fitzgerald Kennedy. E poi Guap Son Chi e tante tante altre canzoni. Una di queste che abbiamo citato, la stiamo per ascoltare, era l'anno 1933. Gli autori naturalmente Bovio e Albano. La canzone si intitola Carcere, la canta Maurizio. Gagnarà da Giavano,
t'ha già fa prova a Mario Gianta. Quando t'amavemmo si lo dimia, o da disprezza e t'apprezza tanto. Grazie, grazie Maurizio, anche questa è una bella canzone, molto commovente, però è bella. Per quanto sto per dirvi, io per qualche momentino subirò un bel ricordo, cioè tornerò indietro con gli anni, di parecchi anni, e ricorderò i miei anni verdi. Infatti il maestro Ferdinando Albano aprì una cartolibreria a Napoli in via Alessandro Poerio, la strada che taglia da Piazza Garibaldi fino a Porta Capuana, dove c'era la chiesa, c'è la chiesa di Santa Caterina a Formiello e il famoso lanificio, ed era proprio lì che io andavo a scuola. E la mattina, quando mia mamma mi accompagnava mano per mano, prima non c'erano i pulmini, non c'era la persona addetta, no, mia mamma mi comportava la merendina, mi ricordo che mi fermavo lì alla pizzeria Costa, in mezzo sole, via Maddalena, insomma, e con 15 lire mi comprava una bella graffa calda, magari tornassi quelle belle graffe profumate, quando l'olio era pulito, era buono. E allora dicevo che questa cartolibreria era situata proprio in quella strada, in via Alessandro Poerio. Io in quella zona ci ho vissuto fino a 21 anni e ho dei bellissimi ricordi. Vi ho detto infatti che quando andavo a scuola mia mamma mi fermava a comprare la graffa e spesso io andavo dal maestro Albano non sapendo chi fosse, l'importanza di questo personaggio, e con le mie brave 10 lire andavo a comprare un quadernetto, va bene, o a righi o a quadretti. Perché 10 lire? Perché 10 lire allora anche erano tante, parliamo del 1953-54. E poi c'erano i figli dei benestanti, compravano un quaderno da 100 lire, spesso quanto un libro. Io non me lo potevo permettere perché i miei genitori non erano ricchi, non erano dei poverissimi, però non vivevano in, diciamo, nell'oro, non navigavano nell'oro, quindi mi era consentito la 10 lire per il quaderno, però scuola privata, e ne fui molto contento. Quindi quelli compravano il quaderno da 100 lire, arrivati a scuola facevano le recette sopra, che tanto il quaderno si rovinava, non succedeva niente. Io invece dovevo stare attento, perché 10 lire era un quaderno da 16 pagine, signori miei, e ci potevo scrivere ben poco. Allora, ricordo che in quella vetrina c'erano i titoli di alcune canzoni, però una cosa che mi è rimasta impressa, come se la vedesse proprio oggi, nella vetrina, proprio prima di entrare, questa c'era una grande vetrina con l'ingresso del negozio e c'era scritto Cartolibreria Albano. Ricordo che c'era questa pergamena che era fatta, costruita, diciamo, in ceramica e c'era su scritto il testo della canzone Scapricciatiello,
Questa è una cosa che ricordo proprio benissimo e mi fa molto piacere perché oggi questa canzone la offriamo a voi, amici telespettatori, attraverso la voce di un grande personaggio, di Flavio Fierro, perché è stato il papà che ha così lanciato questa canzone. Volevo anche precisare una cosa. Questa canzone, quando fu scritta, fu affidata, pensata, a Tullio Pane. E Tullio Pane si rifiutò di cantarla, perché Scapricciatite è una canzone un po' tragica, che dice, tu pabbiondo si troppo oneste, che è nato per l'uomo insiste, allontana da sta maestra, che ha capito, figli mamma, cioè ci può essere, può scappare anche il morto, c'è cioè, una persona di malavita. E quindi il ragazzo per bene non doveva a che fare con questa donna. Allora si pensò di affidarla ad Aurelio Fierro, perché l'avrebbe resa così in modo più carina e più allegra. E così fu. E così adesso, perché ce la canta il nostro Flavio Fierro, autori Pacifico Vento e Ferdinando Albano, Scapricciatirlo. Flavio Fierro. Come te l'aggia di che non è cosa, che non è per te, che è una bella, che venati che bella che è una rosa, si poteva che chiagnerà una scusa, basta la sienta a me, che non è cosa. Tu va biondo si troppo onesta, che l'è nata per l'uomo insiste, allontana da sta maestra, che te pierde figlie mamma, non ho vita che te rovasse, te ciangevo cento mosse, o fa credere e poi te lassa, te fa perdere la libertà. Tutte mattine mamma ti da chiesa, prega per te Madonna in un riposo, e tuo cortiello non va a smanius, se no tu vai in galera più un despus, ora da vecchia va cerca la scusa. Tu va bionda si troppo onesta, che l'è nata per l'uomo insiste, allontana da sta maestra, che te pierde figlie mamma, non ho vita che te rapasse, te ciangevo cento mosse, o fa credere e poi te lassa, te fa perdere la libertà. Ciangevo cento mosse, o fa credere e poi te lassa, te fa perdere la libertà. Scapricciatiello mio, vatti in casa, se non vuoi in galera. Quando vedo questo personaggio, quando lo sento cantare, ricordo la bravura e la simpatia del suo papà, il maestro Aurelio Fierro. Salvatore Architra, tu ami una ragazza bionda o mora? No, la bionda non la prendere, anche se piacciono pure a me le bionde, ne ho sposata una. Però qua dice, tu a biondo sei troppo onesta, che è nata per l'uomo insiste, tu non sei un uomo insiste, tu sei un ragazzo per bene, sei un bravo ragazzo. E poi volessi proprio sposarla addirittura, facci fare una bella tintura. Puoi andare dalla nostra truccatrice, puoi andare da Maria Rosaria Aversa, che le fa anche le tinte dei capelli,
quindi la rimette a nuovo. Il maestro Albano un giorno disse: speriamo che un giorno finiti noi, e noi che abbiamo avuto il dono di far parte del periodo d'oro, non si trascuri e non si finga di ignorare, o peggio ancora, si faccia scomparire per motivo di mero profitto quello che oserei definire il nostro virtuale museo storico canoro. Le belle canzoni Serenatella Shue Shue, Spadella Argento, sempre successi del nostro caro Aurelio Fierro, e Frenesia, Scapricciatiello che abbiamo ascoltato poco fa. A proposito di Scapricciatiello, ve l'ho detto che la doveva cantare Tullio Padre, no? Vi ho detto tutto. Adesso sapete che vi dico, che la canzone Serenatella Shue Shue la ascolteremo, naturalmente scritta da De Mura e Albano, la ascolteremo da Antonio Siano, coadiuvato dalla sua chitarra, e con al pianoforte il maestro Nunzio Ricci. Antonio Siano. Aritto cor mio, po tentativa, a mezzanotte va sotto balcone, che l'ha fatta sola per corriva, ma se fanno in rigo una canzone, ehi so tornata qua, questa chitarra mia per da cantare, ma sta serenata tua che porta a te, serenate là shue shue, perché se non mi sento io resto indifferente, a mille bocca ardente mi voglio far passare, perciò sta canzoncella che canta a te è una serenata là shue shue. Pace nuovo mente e me l'hai fatta perdere la pazienza, se mo cantarne metto sentimento o faccio più per scrupolo le coscienze, o coraritto va, o coraritto va, e non mi so potuto rifiutare la sta serenata tua che hai portato a te. Non mi sento, io resto indifferente, a mille bocca ardente mi voglio far passare, perciò sta canzoncella che canta a te è una serenata tua shue shue. Io resto indifferente, a mille bocca ardente mi voglio far passare, perciò sta canzoncella che canta a te è la serenatella shue 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 shue. Grazie, grazie Antonio Siano. Mi sono ricordato pure nel frattempo che ci fu anche un'interpretazione da parte di Gino Latilla, se ben ricordo, nei famosi anni del festival. E una serenatella, che molto bella, complimenti, complimenti Antonio Siano. Siamo quasi, purtroppo per me, non so per voi, ma spero anche per voi, quasi all'epilogo della trasmissione, ma non finisce qui, perché vorrei anche dirvi che nel 1967, giusto un anno prima della scomparsa del maestro Albano, ci fu quello che allora era il Presidente della Repubblica, se ricordate, Giuseppe Saragat, che invitò il maestro Albano a Roma e lo volle premiare per i suoi 50 anni di iscrizione alla SIAE. Oggi non lo fanno più, oggi si dimenticano degli autori. Addirittura io raccomando sempre, giusto il motivo
Per cui, giusto il momento per dirlo, io raccomando sempre a queste persone, giovani o anziane, che si improvvisano, conduttori radio o televisivi. Quando si manda una canzone, soprattutto in radio, bisogna citare gli autori, sia l'autore del testo che il musicista, perché è giusto che sia così. Loro hanno più diritto degli altri, perché l'esecutore, il cantante è bravo e la canta bene. Ma tanta gente che non sa delle cose, ma chi l'ha scritta questa canzone, chi l'ha musicata? Quindi mi raccomando, citate sempre gli autori, che sono poi il paroliere e il compositore, d'accordo? Vedete che fate sempre una bella figura. Consiglio di Nando Iannuzzi. Va bene. Allora, dopo questo premio che ricevette il presidente Saragat, dal presidente che gli diede questa medaglia, per volere della figlia Ida, in Vico Vasto a Capuana, che sarebbe proprio adiacente nella zona della pretura, con l'aiuto di Aurelio Fierro, il papà di Flavi che abbiamo ascoltato prima, fu messa una lapide a lui intitolata. Questo per quanto riguarda Napoli. Poi in provincia di Caserta, in una cittadina che si trova tra San Prisco e Casagiove, Casapulo, lì al centro, c'è un paese chiamato Curti. Che c'entra Albertoselli? Qua diciamo, sto dicendo Curti, no Corto. Non mi fate pigliare le papere. Curti, il paese è Curti, in provincia di Caserta. Scusa Alberto se scherziamo ogni tanto. Allora, a Curti, in provincia di Caserta, esiste un'associazione che è intitolata proprio a Ferdinando Albano per volere di Michele Ventrone. Ed ora ascolteremo una canzone bellissima, una canzone tutta da ascoltare per tanti motivi, sia per il testo che per la musica, ed anche perché ci ricorda un bel festival di Napoli del 1965, dove annunciarono la presenza di due grandi artisti. Purtroppo un artista, la donna, non c'è più, ci ha lasciato il 3 maggio di un anno fa. Ma l'altro, grazie a Dio, l'abbiamo ancora ed è uno dei capostipiti della canzone napoletana. Vi parlo di Mario Trevi e prima vi parlavo di Maria Paris, che furono coloro i quali portarono al successo la canzone È Frennesia, scritta da Gigi Pisano e musicata da Ferdinando Albano, ci sarà cantata da Teresa Rocco. Penso io a sera, te penso ogni momento,
Che delizia anche questa sera aver ascoltato 11 belle canzoni classiche napoletane. Il mio ringraziamento vivissimo a tutti i cantanti che si sono esibiti, grazie, con voi l'appuntamento è per la prossima settimana e grazie a voi che ci avete così con pazienza sopportati e supportati. E scusate la mia voce un po' afona, vi ripeto, perché io parlo, poi c'è l'influenza in corso, sappiamo certe cose come vanno, però non manca l'affetto con il quale io ringrazio il maestro Nunzio Ricci. Ringrazio ancora Salvatore Architravo, tutta l'equipe tecnica, lo staff di elettricisti, di tecnici delle luci, audio, il nostro simpaticissimo Lello Ranieri con me, e abbiamo, insomma, c'è stata tutta questa equipe di tecnici, di tutto quanto si finisce della voce. Grazie Angelo Ciro, grazie a voi che ci avete guardato, guardateci sempre. Ricordate che la musica e la canzone è terapia. Ciao da Nando Iannuzzi, alla prossima settimana. Ciao!